Questo avevamo pensato. Sì. Chi manca ancora? Ma qui adesso siamo già, c'è Grimos, Lauro Forse Tardito, c'era anche Giampaolo dei Giovanni. ragazzi. Ho capito bene. Laura, Ah, Giovanni, forse però Riccardo. non riesce a entrare perché non è white listato, vediamo un po' cosa succede. Allora, Riccardo Lopez è entrato. Hai messo, quindi c'è Giovanni Grimos. Ok, non mi sembra che ci sia gente che sta cercando di entrare e non ci riesce. Quindi niente, quindi sospendo un attimo lo screen sharing, che guardo qualche messaggio e rientro fra qualche minuto. Yes. Vedo che qualcuno si è... va a cavallo. Sono io. Sì. Ah, se vuoi insegnare come si fa andare a cavallo agli altri, che... È facile. Così, intanto che aspettiamo. Non so chi mi sente. Chi sente? Biagio, ti spiega. Ecco, Laura Tardito, tutti dovrebbero Ah. sentirti. Allora, servono le carote. Vabbè, un cavallo naturalmente. Poi le carote, una sella e l'armatura che
si chiama, allora, la serra, la sella che, per chi ha Minecraft in inglese è Saddle, S-A-D-D-L-E. Aspetta che c'è Giovanni, scusa un attimo che lo pesco, che dice che non sente. Giovanni, unisciti. O se no ritelefono un attimo, così magari ripesco quelli che non sento. Aspetta un attimo, scusa, se ti ho interrotto, ma era solo... Ok, Giovanni, ci sei? Sente Biagio, tu mi stai sentendo? Mi sì, 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 ti sento. E gli altri no? E io. Ah, ok, dice Giovanni, quindi adesso senti. Ah, perfetto. Allora, niente, facciamo solo finire un attimo. Grimos 10 che spiegava come si faceva andare a cavallo. Scusami. Viaggio. Allora. Magari scrivilo anche, o in chat o in cosa, le cose che servono, così le persone eventualmente se sono interessate se ne segnano. Prendiamo un nuovo di cavallo. Ok, uovo di cavallo che si prende dall'inventario, no? Sì, sì, si prende dall'inventario. Sapete tutti cercare di prendere dall'inventario queste cose? Quindi lui dice, vabbè, io ce l'ho in inglese. Voi ci avete tutto in italiano o in inglese il vostro? Io l'inglese. Tu ce l'hai in inglese? Riccardo ce l'hai in inglese? Era solo per andare, vabbè, magari facciamolo bilingue. Allora, quindi si dice, allora in inglese si dice, no, cos'è? Spawn, spawn. Spawn a corse. Ok, e in italiano come suona questo? E in italiano è, penso, uovo di cavallo, uovo di... aspetta che vado in italiano, così lo diciamo tutti. In italiano è uovo di equino, se non sbaglio. Potrebbe. Aspetta, che c'entro, così te lo dico. Solo che ci piega un sacco a cambiare la lingua. Ciao a tutti. Ciao, chi sei? Sono Missy, Carmen. Ah, ciao, ecco, perfetto. Allora ci siamo. Devo entrare in Minecraft? Devi entrare nel server cosiddetto vecchio, 7907. Sì. Va bene, vado. E adesso appena entri ti mando il teleport. Un attimo, okay. Che avevo chiuso. Allora, ma ok. Ma tu torni nella prateria da dove ero uscita oggi? Scusa? Torno nella prateria praticamente. Sì, ma tanto ti teleporto io, sì. Tu entra e ti teleporto appena arrivo. Sei entrata? Sto entrando. Misi. Ok, allora faccio TP Misi Terraris da me. Ecco, arrivi. Ok, allora adesso stavamo in realtà... stavamo cominciando e c'era... non mi ricordo mai il nome. Grimos 10, lo dico, parlo col nick. Che spiegava come cavalcare un cavallo e spiegava di quindi visto che siamo in atmosfera, diciamo, del Far West, Biagio, chissà se prima o poi mi ricorderò poi i nomi. Io sono leggermente dislessico sui nomi. Quindi
La cosa che si potrebbe fare adesso, per tanto per fare un piccolo gioco insieme, è quello di cavalcare un cavallo, no? E allora, come si fa a farlo? Si prende l'uovo di cavallo, stava spiegando Biagio, no? Eh sì, naturalmente. Poi prendere le carote, che in inglese è carrot. Vabbè, penso che tutti lo sanno. Vabbè, comunque, prendere le carote, una sella che si chiama... allora in inglese è sella e in italiano è sella, in inglese è, si scrive S-A-D-D-L-E. E poi prendere, se volete, l'armatura o di diamante o di ferro o di oro. Ma l'armatura non è essenziale, diciamo, per cavalcare. No, prendiamo il minimo indispensabile, quindi carota. Esatto, allora, io vi state vedendo tutti? Io sto condividendo lo schermo, spero. Sto condividendo lo schermo? No, aspetta che lo faccio. Share screen, start, ok. Vi condivido lo schermo, quindi dovreste vedermi sul schermo di Skype. E poi appunto, visto che qualcuno sta... sì, allora mi vedete lo schermo, no? Andate tutti in game mode 1, così siete nella modalità creativa. E poi andate nell'inventario e vi prendete quelle cose che stavo dicendo prima. Quindi un uovo di cavallo, prima cosa, una sella... e una carota. Basta o c'è bisogno, sì, di qualcos'altro? Cioè, al cavallo si può dare anche lo zucchero. Cioè, o la carota o lo zucchero. Allora, la carota e lo zucchero non sono essenziali. Servono per fare amicizia col cavallo. Cioè, nel senso, se voi non date né zucchero né carota, ci vorrà di più, diciamo, ad addomesticarlo. A questo serve la carota o... col tasto destro, prof. Allora, la carota, la sella... no, quello è già addomesticato, prof. Ecco perché praticamente voi siete... con shift si scende. Quindi, ma aspetta, allora io praticamente col tasto destro prendo la carota e la metto... Allora, innanzitutto, partiamo solo dall'inizio. Quindi io ho un uovo di cavallo e col tasto destro lo rezzo, come diciamo noi. Lo fai spawnare. Facciamo lo spawn e quindi viene generato un cavallo dentro. Quindi diciamo per fare amicizia, diciamo, un po' con lui, prende la carota o lo zucchero. Si prende la carota e col tasto destro la si dà. Sì. Ecco. E lui cambia comportamento, nel senso che scodinzola praticamente, no? E diventa... Prof, per i piccoli non funziona perché non li puoi cavalcare. Li puoi cavalcare, puoi cavalcare solo i grandi. E questo qua è piccolo? No, e dicevo al prof. Okay. Comunque sì. Quello che ho io invece, che è marrone, è giusto, no? Sì, diciamo, una volta fatta amicizia, prendi uno spazio libero del tuo inventario. Cioè, hai visto la barra sotto dei nuovi oggetti? Sì. Devi avere la mano vuota praticamente. Ora col tasto destro devi cliccare sul cavallo. Ecco, e così si già si... Ora, se il cavallo ti fa scendere da solo, significa che ci devi riprovare. Ok, bisogna provare, bisogna fare il rodeo per cavalcarlo. Ok, direi che mi ha preduto. Non posso cliccare, salla. E la sella si mette quando il cavallo, dopo un, diciamo, 5 secondi, non ti fa scendere. Premete E e si apre l'inventario del cavallo. Una volta premuto E, mettete la sella in alto a sinistra, se non sbaglio. Ma io a terra non posso mettere nulla. Dunque, ascolta un attimo. Dunque, tu innanzitutto sei in modalità creativa? Sì. Ecco. E ti sei messa nell'inventario l'uovo di cavallo, piuttosto che la sella? L'uovo di cavallo. Ma dica, a terra non mi fa rezzare nulla. Attenzione che se sei troppo vicino non ti fa rezzare, perché ci sei già tu e non ti fa mettere dove sei tu. Devi rezzare. Uovo di cavallo, forse cavallo. Ah, l'hai messo quindi? Sì, adesso me l'ha messo. E ora che ci fa? Eh no, e poi adesso devi offrirgli una carota o lo zucchero col tasto destro. Sì, gliel'ho data. Ok. E lui dovrebbe guardarti. Prof, dovete avere la mano libera per cavalcare il cavallo. Come prima volta dovete avere la mano libera. Sì. E per scendere dal cavallo lo shift, giusto? Sì.
Era shift, perché non mi lascia. No, non mi fa uscire con lo shift. Cos'era? Ah, oh, mi guarda. Contro. No, ne... E allora? E se n'è andato. No, devi avere poi una mano libera, quindi devi andare con l'inventario in uno slot vuoto e poi fargli tasto destro. Tasto destro. Ora ve la riconosce, chi è il mio? L'ho perso, forse è qualcuno di voi è riuscito a cavalcare un cavallo? Dovrei essere sul cavallo. Come faccio a vedermi? Ah, ragazzi? Laura Tardito se l'ha fatta. Vediamo un po'. Ah, ok, sono sul cavallo. Senza sella siamo. Vabbè, comunque l'inizio è quello di cominciare. Ah, vedi che mi ha... mi fa scendere. Perché la... Ah, forse non gli ho dato la... la carota. Diamogli la carota. Ma io non mi vedo. Ecco. Ora, prof... Diamo anche lo zucchero. Prof... Venite un attimo, venite qua. Ma qua dove? No, dico al mio prof Riccardo Lopez. Ora, sì. Premete col tasto destro sul cavallo. Ma io non riesco a vedere più. Ah, ok. Premete E. E ora mettete la sella in alto a sinistra. Ah, ecco, adesso l'ho trovato anch'io l'ors. La sella in alto a sinistra. Wow, l'ha fatto. Ok, quindi con la sella a quel punto lì si può... Perfetto, guarda che bello. Sai che è la prima volta anche per me. Prof, avete aperto l'inventario del cavallo? Sai cosa? Che per aprirlo e fare tutto deve esserci il cuore. Prima quel cavallo deve essere addomesticato, quindi deve... Sì, sì, addomesticato questo cavallo. Dovete... Allora, prof, dovete... Allora, una volta salito sul cavallo, premete E. E si aprirà automaticamente. Infatti anche a me è venuta la domanda: come si fa per galoppare? Galoppare, cioè saltare. No, andare più in fretta, cose del genere. Ah, con CTRL. CTRL si va più in fretta invece per saltare con lo spazio. Ah, con CTRL sì. E poi... Ora, prof, se ci siete col tasto destro, lo potete anche manovrare. Wow. Ora usate WASD, cioè quello che... Ah, ecco. Ma io non sono riuscita a cavalcare. Allora, chi non è riuscito ha seguito tutti gli step che abbiamo detto, e cioè il cavallo l'hai rezzato, tra virgolette, l'hai spawnato. Sì. Ecco. Poi gli hai dato la carota. Sì. Ecco, dandogli la carota, magari non la prima, dopo un po' compare il cuoricino, e solo in quel momento lui è domesticato. Mi sta guardando, il cuore non lo vedo. Sì, ma dagli altre carote, cioè dagli un paio di carote. O di zucchero. L'hai fatto? Sì, e mi guarda di nuovo. E non ti viene il cuoricino, dovrebbe venire un cuoricino. No, lo zucchero non ce l'ho, aspetta che lo cerco. Prendi anche lo zucchero, mi sa che lo zucchero è ancora più... Ma guarda un po' che capriccio. Si vede che tu non sei bravissima a trattare i cavalli. No. Niente. Questo si prende le carote e lo zucchero non fa niente. Ma, prof Gigliola, dovete avere la mano destra, cioè la mano libera per cavalcare la prima volta il cavallo. Ok. Ora è libera. Ok, sono sopra il cavallo. Oh, sì, aspetta ora... che magari all'inizio può darsi che ti disarcioni. Sì, se ora... non ti disarciona, allora sei a posto, no? E a quel punto lì fai come spiegava Biagio, e cioè con... cos'era E, no? Per aprire l'inventario. Sì, sì.
E che ci faccio? E ti vendi l'inventario del cavallo e ci devi mettere la sella. La sella in alto a sinistra. Sì, sì. E poi chiudo. E poi e diciamo, come ti muovi normalmente, ti muovi anche sul cavallo. Ah, ecco, mi sto cavalcando, grazie. Ecco, domanda che hanno fatto qualcuno: per sempre, il cavallo rimane ma solo per te o altri possono cavalcarlo? Allora, gli altri lo possono cavalcare, però per identificarlo basta prendere una name tag nell'inventario. Prendete una name tag. Una? Che? Name tag. Sì. Poi, vabbè, l'incudine lo prendo io, che si dovrebbe chiamare Anvil in inglese, esatto. Anvil, sì. Ma per ora che siamo sopra il cavallo non me lo fa aprire il mio inventario? No, perché c'è l'inventario del cavallo, devi scendere dal cavallo. Oppure devo, c'è scendere. Qualche trucco. Oppure per scendere basta che fai shift, mi sembra. Sì, shift. Però. No, lui rimane lì vicino in teoria. Ah, ok. No, mi sta dando delle... Quindi che allora, devo prendere name tag? Poi con il tasto destro aprite l'anvil. Aspetta un attimo, per esempio. L'anvil sarebbe l'incudine, cioè, tanto per intendersi. Il mio cavallo lo chiamo Grimos e gli do il nome. Andiamo con l'inventario e poi cercate incudine. Quindi ora se venite un attimo solo, vi faccio vedere il nome, vi faccio vedere come ho dato il nome al cavallo. Venite dove sono io un attimo. Aspetta, ma tu dove sei? Ma mi perdo il cavallo, aspetta che mi devo prendere questo. Allora, per non perdere il cavallo, prendete un guinzaglio nell'inventario. Un guinzaglio? E lo attaccate ad un... come si chiamano? Gli orc fence. Dove? Alla palizzata, quella cosa. Il recinto... al recinto, diciamo, cioè nel senso questi non so dirlo in italiano. Sì, palizzata, recinto, insomma. Quindi prendiamo il guinzaglio e poi prendiamo il guinzaglio, vi faccio tasto destro col guinzaglio sul cavallo e lui si è attaccato a cosa? A me? E poi faccio tasto destro sulla palizzata anche? No. Allora, aspetta. Come faccio? Allora. Allora, Sal, scendi un attimo dal cavallo. Sì, ha funzionato. Allora, ecco, ora è attaccato, ma non può scappare. Sì, l'ho fatto. Allora, il cavallo... Ma questo è il mio cavallo, forse non è il mio cavallo. Allora, voi state vicini al vostro cavallo e non perdetevelo, o comunque segnatevi dove... Il cavallo è attaccato a me, come faccio ad attaccarlo alla palizzata? Col tasto destro sulla palizzata. Però devi prendere un guinzaglio dall'inventario. Sì, niente, si è attaccato. Oh, e ora non può più scappare. Wow. Ma non cavalli... c'è un modo per riconoscere che è il mio, cioè il nome che mi appare. È quello che sta insegnando adesso Biagio, che sta insegnando a mettere il nome. Però quindi a questo punto lasciamo il cavallo lì dov'è e andiamo da Biagio. Che ci mostra come usare l'incudine, credo. Allora, questo qua è l'incudine. Sì. Ok, sono qua di fronte ora, all'input. Io ce l'ho. Ora con la name tag. Ma che? E dove name tag. Come si dice in italiano? Non si sa. No. Ma dov'è? Nell'inventario? Sì. L'inventario è della bussola, lo cerchi della bussola. Sì, lo so, però ce l'ho in italiano. Anche un attimo. Un attimo solo, prof Gigliola, che vi vedo ferma, esco e rientro. Ma che è la targhetta? La targhetta è... Targhetta? Sì, perfetto. Sì, la trovi come targhetta. Targhetta, eccola lì. Quindi prendiamo anche questa targhetta. Wow. Allora, allora, venite qua dove c'è l'incudine. Con la name tag o la targhetta, cliccate col tasto destro. Ora mettete la targhetta in uno in, cioè nell'incudine dove nella primo slot disponibile, okay. Sopra per chi ce l'ha in inglese c'è scritto name tag e per chi ce l'ha in italiano c'è scritto targhetta. Ora cliccate come se voleste scrivere e cancellate name tag e mettete un nome a caso.
Cioè, cavallo di Salazar, ho messo io, no? Esatto. Ma a me non fa scrivere, scusa. No, devi prima mettere la targhetta nello slot nel primo a sinistra e poi clicchi. Nel primo a sinistra? Sì, subito sotto il martellone c'è uno slot vuoto. Ah, questo punto, ecco. Tu gli metti la targhetta dentro, a quel punto lì puoi scrivere cliccando sopra, puoi cambiarlo. E lui ti dà la targhetta che è stata scritta, col nome che gli hai messo. Te la prendi e la rimetti sotto. E poi però non so come continuare, spiega Biagio. Allora, ora con la name tag che avete, andate da vostro cavallo e col tasto destro ci cliccate sopra. E il cavallo automaticamente prenderà il nome della name tag. Wow, andiamo a prenderci il mio cavallo. No, sono salita sopra il cavallo. No, però devi avere in mano la name tag e non averlo esatto. Vuoto. Ce l'ho. In mano la name tag, poi lo metto sopra. Ecco, e a questo punto diventa cavallo di Salazar. Cavallo di Salazar. Lo vedete anche voi? Sì, io lo vedo. Infatti il mio si chiama Grimos. Qua. Ok, cavallo di Salazar. Ora voglio vedere quanti riescono a nominare il proprio cavallo. Ma lo rifaccio. Questo lo metto qua. E il guinzaglio funziona con tutti gli animali, cioè con tutte le entità. Scusa, e come si fa a togliere il guinzaglio? Poi bisogna fare sempre col tasto. Sì. Ma col guinzaglio? Cioè devo avere in mano il guinzaglio e poi tasto, oppure semplicemente se io clicco il guinzaglio anche a mano vuota, lui si toglie il guinzaglio? Io ce l'ho il... Sì, anche a mano vuota se funziona. Ok, quindi se io prendo il guinzaglio... Ma il guinzaglio dove si attacca alla palizzata, giusto? Sì. Ah, ok, fatto. E quindi gli ho tolto il guinzaglio e poi... E poi vado sul mio cavallo. Wow! E poi shift... No. Wow! E poi control si trotta e con... E come fai a fare... A saltare le palizzate? Con lo spazio. Allora, se... Fai con mano? Io uso tutto. Sto cercando allora, di... Se noti c'è una barra. C'è una barra che si carica. C'è una barra che si carica, sì, diciamo, quella... sopra lì. Quando salti. Esatto, la devi caricare al massimo, diciamo. E poi lui, quindi, se io vado, poi... Come lo tolgo il guinzaglio? Me lo dica. E devi sempre cliccarlo su col tasto destro. Di nuovo il guinzaglio lo clicco sul cavallo e me lo toglie. Sì. Però adesso prof, non mi... prof Riccardo, siete riusciti? Sì, penso di sì. Sì, cavallo Riccardo, sì. Ah, ecco. Ti. Riesco un secondo perché mi sono casinato. Dice che sei uscito dal gioco. Sì, no, perché mi è venuta una mappa che non so più come togliere. Voi continuate ad andare. Siete tutti riusciti più o meno a fare comunque il... Sì. Ah, forse la X che ho permesso. Crescendo. X, perfetto. Il pizzaio. Lo metto poi... Allora. Poi i cavalli hanno varie personalità, hanno varie caratteristiche. Ci sono i cavalli con più vita, i cavalli con meno vita, i cavalli che vanno più veloci, i cavalli che vanno meno veloci, i cavalli che saltano più i cavalli che saltano di più, i cavalli che saltano di meno. Quindi diciamo è da cavallo a cavallo che cambia. Come si cambia la texture del cavallo? Dipende dall'uovo che uso. Sì, no, cioè è casuale, nel senso quando spugni un cavallo è quello che ti esce è casuale. È quando, è come che quando spugni una pecora, nel senso ti può uscire tipo rosa, rossa, bianca, anche se la maggior parte della volta esce bianca però. Ok. Hai provato a fare queste cose? No, vabbè, ma adesso questa cosa qua, questo giochino qua serviva appunto per fare un giochino insieme. E per vedere quanto una parte apparentemente secondaria come quello di cavalcare i cavalli
in realtà abbia tutta una serie di regole interne notevoli. Sì, sì. E come Biagio stava dicendo, ci sono, c'è proprio a sua volta ci va proprio una scienza, quindi chi sa cavalcare i cavalli eccetera ha delle conoscenze non male. Tra parentesi, quanti sanno cavalcare i cavalli secondo te, Biagio, di quelli che giocano Minecraft? Tutti? No, secondo me non tutti, perché va, cioè vai a pensare che devi per cavalcare proprio molto il cavallo devi essere con la mano vuota, vai a pensare che nel senso devi aprire con l'inventario la E per poi mettere la sella là, è un po', non ci puoi andare, diciamo, a logica, è un po' difficile farlo cavalcare. Ma tu te lo, sei studiato per conto tuo? Sì, sì, me lo sono studiato con un video su YouTube e poi mi sono, diciamo, imparato, mi sono perfezionato da solo, ecco. Notevole. Ma oltre ai cavalli cosa si può cavalcare? Oltre ai cavalli si possono cavalcare i maiali. I maiali. E i mostri no, ovviamente, no? Perché i mostri no. Allora, per cavalcare un maiale è semplice, è più semplice il cavallo, molto più semplice il cavallo. Vabbè, un attimo solo, solo per fare, solo per curiosità, ti faccio vedere. Ecco qua. Ma perché il cavallo ogni tanto si imbizzarisce da solo così? Perché... lo faccio andare troppo veloce. Guardate, sto... sto cavalcando un maiale, se mi vedete. Sì, sì. Andiamo. Sì. Ma comunque il processo è esattamente lo stesso, giusto? Cioè gli dai da mangiare quello che... No, 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 il maiale si cavalca senza fare amicizia. Metti, prendi la sella, li clicchi col tasto destro su di lui e la sella si mette automaticamente. E poi con... naturalmente con shift si... si scende e con... si chiama, allora, in... in inglese si chiama carrot on a stick, cioè una, praticamente è la canna da pesca con sopra il la, con appesa la carota e muovendo il mouse il maiale va in quella direzione, cioè come se il maiale viene attratto dalla carota e tu gli dici la direzione tramite la canna da pesca. Aspetta, prendo la sella, quindi, no? Te vediamo un po' se ho capito. Però devi prendere anche la canna da pesca con la carota appesa. E carrot... no, stick. Allora, no, carrot... in italiano com'è, sa, secondo te? In italiano non lo so, è carrot on a stick. Ah, sì, l'ho trovato, bastone e carote si chiama. Ah, bastone e carote. E praticamente cliccate col tasto adesso per salire sopra il cavallo e con la... il, okay, il carrot on a stick col mouse girate. Ok, e poi devo prendere il bastone carota. Ah, ok, e poi lui segue il bastone carota. Ok, quindi stiamo navigando anche con il maiale. Bastone, il bastone carota serve per il maiale, giusto? Come, non ho capito. Il bastone carota serve solo per il, sì, maiale. Sì, 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 solo per il maiale, sì. Vedi, ma prendiamo un maiale. L'unica differenza è che col maiale non si può saltare, non si può correre, diciamo. Anzi, no, col correre forse un po'. Correre, vediamo un po'. Ah, forse qualcosa fa, sì. Ma poco, poca roba, no? Forse non fa proprio niente. Va bene, grazie mille per questa cosa sulle, sulle come si dice, sulle cavalcature, eccetera. No, ma sempre che te lo chiedevo. Beh, intanto comunque è utile, secondo me, anche far vedere che chi scopre qualcosa in Minecraft poi può riuscire in qualche modo a spiegarlo agli altri, quindi diventa interessante, no? E poi è proprio il fatto che c'è proprio questa cosa qua che io non avevo mai fatto prima e quindi imparo. Ah, una cosa, adesso scendiamo, facciamo le nostre cavalcature. Ecco, tra l'altro il maiale, niente. Comunque un'ultima cosa,
La name tag, la targhetta, può essere usata su tutte le entità, anche sui mostri, sugli zombie, sugli scheletri. E di solito viene usata sui mostri per non farli despawnare, ovvero per non farli, come si dice? Per non Sparire. farli sparire, esatto. Sì. Ok. Ma come salgo sul maiale? Che sembra col tasto Devi. destro. Sì, però con una sella, Ma non mi poi con dicevi i prima? pini non mi fa ferire. Deve avere una sella e deve essere Ah, grande. sempre la sella. Sì, deve avere una sella e deve essere grande. Però a maniera per mettere una sella basta cliccarci col destro. Invece con i cavalli bisogna fare tutto il giro. Sì. Ok. Poi mi prende bastone carota, andiamo. Tanto vedo che Riccardo lo stanno seguendo due maialini, eccetera. E con una cosa volevo dirvi, allora, come vedete qui adesso, queste lezioni qui che volevamo fare servono per dare un po' di trucchi. Allora, chi ovviamente li conosce già questi trucchi, insomma, non impara niente, gli altri invece credo che possono imparare, insomma, qualcosa. Una cosa, Biagio o anche altri, voi il Sì. control, cioè non il control, il tasto centrale del mouse lo usate per copiare? Sì, io ho insegnato ai miei amici di scuola, Giampaolo, Mosè, ho insegnato questo mitico tasto destro che quando gliel'ho detto non ho fatto wow, come lo facevi a sapere? Era tipo un. Ma infatti a me me l'hanno insegnato in realtà, perché io insegno anche al ministero per altri studenti, sono degli insegnanti che insegnano ai bambini delle elementari e gliel'hanno detto loro ai maestri E e l'ho imparato da lì. tu ci credi che io me lo sono imparato da solo? Cioè, un giorno praticamente andrò su Minecraft e provo il. Vediamo che fa il tasto centrale e copia e faccio wow. Cioè, lo sono. Comunque lo Sì. dico a tutti E perché fino a così. là, appunto. Allora, cosa fa il tasto centrale? Voi, ad esempio, avete fatto un buco, avete, per esempio, qualcuno per disgrazia si è distrutto il tappeto, no? Erboso qua. Come fate a ripristinarlo? Dovreste avere un pezzo di terra esattamente identico. E Però, quindi invece che valuto. andarvelo a cercare Esatto. nell'inventario, che è un po' difficile, cosa fate? Andate con il vostro mirino, andate su uno dei cubi che sia come quello che volete. Premette control, scusate, premette il tasto centrale del mouse, la rotellina, e lui fa la copia proprio di quello, e poi potete fare, Ma appare quindi nella vostra hotbar sotto, che tra l'altro in italiano non so come si chiama la hotbar, sarà la. c'è il tasto centrale? Chi non c'ha il tasto centrale, cosa vuol dire? Che c'ha il Mac tipicamente, giusto? E dunque sul Mac dobbiamo. Okay. Allora, cominciamo innanzitutto a far vedere cosa farebbe e poi dopo cerchiamo un attimo sul Mac. Però è vitale perché poi a questo punto io posso fare tasto destro e curare, diciamo, tutte gli errori che sto facendo. Quindi chi è su Windows o comunque che c'è un mouse con tasto centrale dovrebbe capire come funziona, giusto? Quindi, ad esempio, se voi non avete la palizzata, potete prenderla semplicemente puntando da me. No? Venendo dove c'è una palizzata, fate tasto centrale, staccionata di quercia, e poi a quel punto lì potete costruire. Questo, tra parentesi, un aiuto, è un copia e incolla che aiuta moltissimo nella costruzione. Adesso vediamo un attimo. Quindi, chi ha Windows è riuscito a usare il copia e incolla? Sì. Vabbè. Sì? C'è Vabbè, qualcuno che ha io. Windows che non c'è riuscito? Allora, intanto io vado a cercare come si fa. Fare Minecraft middle mouse button, aspetta, Mac che tipicamente manca, no? Aspetta, no, control command, però per prendere l'altra, aspetta, use attack configurable controls. Shift F3, quindi non ci siamo. Middle click. No, si può fare perché c'è tanta gente. Voi tanto non sapete quanto è diffuso il Mac a livello. Così l'ho distrutto.
No? Sai che non riesco a trovarlo. Vediamo un po' sul middle click su un trackpad, che è un problema simile. Se voi usate un trackpad dovreste avere lo stesso problema. Certo. No. Ah, command shift click. Avete provato a fare command shift click? Click? Col destro? No, col sinistro. Ah. Cioè, okay, se fate command e fate shift shift click, che non è questo della sua cosa, dovrebbe fare la stessa cosa in teoria. Provate? No? Fare buchi, no. Fa buco. Fa buco, non copre. Non copia. Interessante, bisogna cercarlo perché sicuramente si può fare adesso, però forse datemi soltanto ancora bene, due minuti di prova, poi se non lo troviamo non per pazienza, ma riguarda solo me, lascio perdere, poi lo fai. No, ma ce n'erano almeno due di voi che hanno il Mac adesso. Minecraft Middle Mouse Missing. Comunque il Mac non è molto diffuso su Minecraft. Ma in Italia no, ma all'estero probabilmente sì. How to enable the middle button. Vabbè, dai, lo si scoprirà poi. Magari lo pubblichiamo insieme. Solo una cosa, tu Biagio, tu lo conosci il control invece, tasto centrale, cosa fa? Control tasto centrale? No, cioè copia sempre, no? Che fa? Copia sempre, uh-huh. Ma copia anche l'NBT, cioè praticamente se c'è l'NBT sono le informazioni ulteriori che ci sono sull'oggetto. Per esempio, se tu fai la name tag, quella che c'ha il nome dentro, uh-huh. Ma la name tag forse non è l'esempio migliore. Proviamo a vedere con il cartello. Dunque, se noi facciamo il cartello, dove troviamo cartello? Prendiamo un cartello, no? E poi voi sapete tutti come funziona il cartello, giusto? Che voi lo posate per terra e gli scrivete delle cose, quindi cioè staccionata è quello che è. Okay. Allora, se voi fate il control della staccionata, ecco, lui prende le cose. Ma se voi fate control no, questo forse non l'ha fatto. Ah sì, vedete, cioè, se noi invece abbiamo preso control la staccionata, quando poi lo posate vi posa il cartello con tutti i suoi dati dentro, quindi non dovete ricostruirlo. Ho capito. Perché si memorizza anche proprio tutto il suo contenuto. Questo è fondamentale, ad esempio, per un tipo di blocchi che vi spiego adesso, che sono... quanti di voi conoscono i command block? Io. Ecco, ad esempio, i command block, se tu gli metti dentro delle cose complicate... è vero, sì. E invece di stare lì a ricopiarsi tutto il contenuto del command block, gli metti direttamente il fai control e poi fai il picking del block e ti viene dentro una copia esatta di quel blocco. Ah, quindi questo non lo sapevo. Sì. Questo. E infatti si è sempre imparato. Allora, per chi invece di voi non sa cos'è un command block, lo vediamo insieme, no? Allora, il command block... sono riuscito a duplicare la tabella control e il tasto destro, ma non me lo faceva fare altre cose. E control col tasto destro. Sì. Vabbè, quello lì è già un punto di partenza, che puoi usarlo per fare il pick. Quindi control tasto destro. Però me lo copia senza i dati, non come a te. Avevo messo il nome io nel cartello, me lo copia senza nome. Ah, allora aspetta, perché ti dobbiamo. Perché ho visto come si faceva. Minecraft pick block. A te lo copiava con lo stesso nome, a me no. Sì, ho visto. Dunque, il pick block... no, però ce l'avevo prima.
Big Block Mac. Vediamo un attimo. Mac Controls, vediamo un po' se il Mac Controls dice qualcosa di specifico sul Mac. No. Controls. Comunque è già notevole che sei riuscita a usarlo in quel modo. Perché è già un punto di partenza. Invece quello che stavo dicendo... Ah, e tu hai fatto, cosa hai usato? Hai usato il command poco fa o il control? Control, control e tasto destro. Prova a fare command tasto destro adesso. Command tasto destro. Allora, command tasto... No, non mi fa nulla. E command tasto sinistro invece? E command tasto... No, li distruggi. Sì. I blocchi, vabbè, bisogna trovarlo, perché qui sul Mac sicuramente c'è qualche cosa. Comunque siamo già riusciti a trovare che, hai detto che è il control, no? Sì, control, tasto destro, che fa la copia, è già un piccolo punto di partenza. Allora, stavamo dicendo il command block. Allora, i command block non esistono in natura, quindi per averli non potete andare nell'inventario e scrivere command block, perché non esiste. Quindi l'unico modo per avere un command block è quello di copiarlo con la tecnica che abbiamo visto adesso, se c'è già da qualche parte, oppure darvelo con il comando give. Give. Cioè, se noi facciamo give mio nome, no? E poi gli scrivete command block, command underscore, cioè tratto basso block, vi viene dato 64 pezzi di command block, che non lo vedete perché c'ho la hotbar piena, forse anche da voi. Ah no, 64 commands lost. Vediamo un po'. Ah, perché sono tutto pieno qua. Quindi mi pulisco l'inventario, faccio clear inventory. Ok, così non c'ho più niente. E adesso mi faccio give Salazar command tratto basso block, e vedete che mi ha dato 64 oggetti di cui posso rizzarne uno. Ok, quindi anche voi potete venire qui da me e copiarvi questo blocco se non sapete, se non riuscite a farvi il give, e così ci giochiamo un secondino. Qual è? E sono qua dove sono io, vedete che sono, se volete vi faccio il TP-all, comunque sono qua, non so se mi vedete, dovreste vedermelo, io faccio il TP-all, va? Così arrivate, via. Ok, quindi adesso ci siete per forza, siete venuti attaccati al command block, e poi non distruggetemelo, lo copiate con la tecnica che vi ho detto, fate clear inventory, cioè clear... in tutto attaccato, clear inventory, se per caso siete pieni, e fondamentalmente vedete se riuscite, o copiate il mio blocco o ve lo fate il give. Quanti di voi ce l'hanno questo blocco? Ok, perfetto. Allora, questo blocco fondamentalmente, se gli fate, posatelo per terra, quindi dovete magari leggermente distante da me, così non ci si confonde, e magari metteteci vicino un cartello, così dite questo è il blocco mio, no? Vostro. Quindi prendete l'interruttore e poi se pigiate sull'interruttore... Ah, non mi ha dato l'errore però. Ah, perché non c'è cosa. Quindi da time set day fatto. Ah, ok, mi dice che i comandi non sono abilitati. Facciamo una cosa. Uscite un attimo dal server che abilito i command block un secondo. Poi al limite li disabilitiamo, adesso vediamo un attimo. Ma time set day vuol dire che te l'ha preso, no? Ma nello slot non ce l'ho. Cioè, fammi capire, se tu hai premuto qua e lui ti ha detto, non ti ha detto blocco comando. Si è aperta la finestra, time set day.
Ma io, perché non lo stai copiando? Sì, ma non te lo sta copiando. Così te lo sta facendo vedere perché hai premuto il tasto destro. Quindi sì. L'hai. Quindi probabilmente non ti ha, non ti ha funzionato. Allora senti, fai così, fai ancora nel modo tradizionale col give. E poi comunque per la lezione prossima cerchiamo di capire come fare il copia. Give il mio nome, giusto? Devi dire give il tuo nome. Sì. E poi spazio e gli metti command underscore block. Ok. Mm? E così ti dai il command block. Allora. Non ci crederete? Cosa non ci crediamo? Un attimo solo. Ah, mi si è pure chiuso. Allora, i blocchi cambiano colore a seconda della tipologia di blocco, quindi se sono impulso, a catena o a ripetizione, no? Cioè, quindi impulso sono di questo colore, i blocchi a catena diventano blu e i blocchi a ripetizione diventano no, a ripetizione, cioè dipende dalla, da come sono per adesso noi non è che facciamo delle cose complicate sui command block, facciamo solo semplicemente dei comandini elementari. Quindi la domanda è: quanti di voi sono riusciti a creare questa tripletta di elementi che sono fondamentalmente il command block, un blocco dirt, cioè di terra, e un pulsante sopra? Uno qua. Okay, qualcuno sta facendo, ecco, vediamo un po', Fortesk. Vediamo cosa sta facendo Fortesk. Hai fatto, scusa, è un razzo quello che hai fatto? Ok, accanto devo mettere, allora accanto del command block mettete un blocco di terra. Sì. Sì, qui lo chiama erba addirittura. E poi? E poi devi metterci sopra il blocco di terra, ci metti un pulsante. Pulsante qualsiasi. Il pulsante, quello sì, il pulsante può essere di roccia o di legno, insomma, ma basta che sia. Andate sul menu redstone. Che succede? Ok, per inciso io ho fatto un video sui command block proprio la settimana scorsa. Non so se qualcuno di voi ha avuto occasione di vederlo, e spiego apposta proprio questo genere di cosine, no? E in particolare avevo fatto anche l'esempio di l'esempio che sparava i fuochi d'artificio. Volete che sparare un fuoco d'artificio come sta facendo qualcuno laggiù? Ah, ma non vale, loro te l'hanno visto. Ecco, se volete il fuoco d'artificio, in realtà basta che andiate sul command block corrispondente. Aspetta. E se gli fate tasto destro, tra l'altro i fuochi d'artificio si vedono bene di... No, per vedere un blocco basta fare tasto destro sul blocco. Quindi andate vicino al blocco che sta facendo il fuoco d'artificio, fate tasto destro, e vedete che c'è tutto il comando che è enorme, e poi lo selezionate tutto. Questo dico per quelli che c'hanno. E poi fate Ctrl C, copiate proprio tutto il comando. Oppure per chi è fortunato e sa come fare Ctrl tasto centrale del
Ma non si capisce più nulla così. Sì, mettete giorno. Time set day. Ma che vuol dire l'oggetto è stato evocato? L'oggetto è stato evocato perché per fare il fuoco d'artificio è stato dato un comando che è fondamentalmente, lo metto in chat adesso, è un comando un po' complicato, che è questo qua. No, ma in chat dove lo metti? Nella chat di Skype, giusto no. Perché così lo vediamo meglio, no? A parte le virgolette, lo vedete nella chat di Skype? Sì. Oppure bastava fare come ci ha insegnato prima Sal, con CTRL tasto al centro del mouse, esatto. Per chi ha Windows. Però per chi ha Mac questa cosa mi sembra che non funzioni. Comunque, se voi prendete questa cosa qua, la copiate senza le virgolette iniziali e finali e la mettete dentro il comando del command block. Quindi fate copia, selezione di questo, andate sul vostro command block, qui state giocando, che è questo, il mio ad esempio, e io faccio time set day, però se faccio incolla, control V, e viene fuori tutto questo, tutta questa cosina, a questo punto facendo... Vedete che stanno cominciando a venire dei fuochi d'artificio. Allora, per scrivere quel comando lì sembra un comando abbastanza complicato, ma in realtà c'è un sito che permette di farli. Aspettate un attimo che vi do un sito che permette praticamente di costruire. Mi avevo fatto il bookmark. Comunque nel video che ho fatto, poi lo guardate, c'è proprio spiegato tutta questa cosa qua. Rock, no. Allora, in inglese si chiama Firework. Ecco, Minecraft Firework Generator. Se riuscissi a farlo venire, ok. Quindi se voi andate, ve lo metto, l'ho messo già Rossano Marano, grazie. Quindi se voi andate su questa pagina che vi ho messo il link, vedete che c'è la possibilità di costruirsi un fuoco d'artificio con tutte le opzioni necessarie. Adesso non ve le sto a spiegare anche perché molte in realtà non le conosco neanche io. Comunque si può vedere il colore con cui esplode, no? Il colore con cui svanisce, se lascia una traccia, flicker, vuol dire se lampeggia, insomma, e si possono fare n esplosioni successive. Comunque adesso qui non è tanto per insegnarvi a fare i fuochi d'artificio, ma era sostanzialmente per farvi vedere che i command block servono per fare moltissime cose, ma in particolare la cosa più interessante secondo me è che possono essere usate per automatizzare dei comandi tipo set time day, no? Cioè time set day. Potete fare un comando che mette giorno e poi potete mettere un comando che mette notte. Quindi se prendo questo e lo copio e poi questo e lo copio e poi questo e lo copio e poi qui gli metto time set night, no? Potete fondamentalmente fare una cosa che fa venire alternativamente notte e giorno, no? Oppure per togliere o mettere la pioggia, no? O cose simili. Non so se vi è chiara la potenza di questi command block che vi permette di usare i comandi in maniera un po' più semplice che ricordarsi come funzionano tutti questi comandi. Non so se vi è chiaro il senso, no? Di questi. Vedete, cavalli qui. Mi sa che dobbiamo poi farli fuori. Ecco, una cosa interessante di questi command block è che gli si può dare anche dei nomi, ma questo magari lo vediamo meglio la prossima volta. Adesso sì,
ci fermiamo un po' su queste cose qua elementari, nel senso che stasera, come avete visto, abbiamo visto fondamentalmente una cosa, un po' di svago, che è quella di abbiamo imparato a cavalcare le cavalcature, no? Che è una cosa che, se fate ai ragazzi, sicuramente gli interessa, no? Soprattutto ai piccoli, ma credo non solo, gli dà comunque spazio per uno spazio di gioco interessante per cominciare, e poi soprattutto un argomento un pochino più complicato, che è questo qui dei command doc, di cui abbiamo visto soltanto l'inizio, ma su cui poi è possibile fare veramente tantissimo. Cioè, con i command block è possibile fare degli script a tutti gli effetti, come sta dicendo Giliola, e quindi fare delle strutture complicate. Noi però non le faremo più di tanto, perché cerchiamo di rimanere sempre un po' ai livelli minimi. Però, ad esempio, io mi sono imbattuto nei command block perché nelle lezioni che facevo a Indire c'era qualcuno che voleva fare il fumo, quindi voleva fare delle ciminiere, no? E il ciminiere, per quello che mi risulta a me, poi magari Biagio, se sa qualche altro sistema, ma la cosa che sono riuscito a trovare più facile è quella di farlo con i command block. Cioè, qui gli metto praticamente un comando che permette di fare il fumo, che magari... Command block smoke. Ah, c'era big smoke, forse big smoke. Vediamo un po'. Command block. Ok, e questo si fa attraverso un comando di Minecraft che si chiama particle. Che se me lo fa vedere adesso. Ecco, vi metto il link anche qua in chat, così lo vedete anche voi. Questo, particle effect. Se voi vedete... in realtà questo qui è un tutorial, ma in realtà ne volevo un altro. Cerchiamo particles... Minecraft. Ok. Dunque, le tipologie di particelle sono tante. Il comando che viene usato per fare il fumo, sì, dunque qui c'è proprio big smoke. Smoke. Ah, large smoke. Ok. Large smoke. E adesso qui non ce l'ho sotto mano il comando, ma lo cerchiamo di ricostruire. Oppure, se no, facciamo così, ve lo do come compito a casa, nel senso che vi do il video che ho fatto. E ve lo studiate un attimo, quindi lo producete proprio come compito a casa per la prossima, per i prossimi incontri. Vi passo il link. Ah, comunque ci sono anche /msg, cioè per mandare messaggi solo a uno, come ho fatto ora io, vabbè. Per fare i comandi, cioè i messaggi privati, dici? Esatto. Aspetta, dunque, YouTube. Ok, command block versione 2, questo ve lo passo. Questi sono 30 minuti di registrazione. E ve lo metto sempre qua in Skype. Common block versione 2, ok? Lo vedete? Quindi allora, l'incarico è quello di provare a vederlo, così almeno avete un'idea un pochino più da vicino, insomma, come sono fatti questi blocchi. Comunque,
Sal, comunque il pillar l'ho fatto io quella per far vedere come funzionava l'elytra. Vabbè, comunque se lo dico nella prossima lezione. Cioè, visto che ora nelle versioni che di, cioè in queste versioni hanno aggiunto l'elytra, cioè che praticamente si può volare in Minecraft. Anche in creative, cioè e anche in survival si può volare con l'elytra. Che sono, cioè, delle ali particolari. Esatto. Se sì, infatti sì. Se vedi, praticamente quando scendi, anche se sei in survival, non prendi danno. Mm-hmm. Perché tu adesso sei in survival, giusto? E questa cosa qua l'hai fatta tu per poter andare su. Sì. No, infatti, ma sono tutta una serie di tecniche, diciamo. Faccio domanda a quelli, dunque, le cose che abbiamo detto stasera, quindi sicuramente anche il montare i cavalli, il cavalcare cavalli e maiali, ma poi anche il discorsino che abbiamo fatto sui command block, anche a livello elementare, vi è chiaro più o meno come funziona? Sì. Ci sono domande su queste tecniche? Ah, anche l'altro, la copia del blocco, che adesso poi cerchiamo un attimo di capire come si fa su Mac, e quindi poi lo diffonderemo. E io direi per stasera ci potremmo anche fermarci un po' così. Fatevi venire eventualmente, pensate se ci possono essere delle applicazioni, cioè nel senso che l'idea di questi incontri era anche quello di capire se questi argomenti, uno degli argomenti anche che volevo fare era l'acqua, ma lo facciamo magari la prossima volta, no? Possono essere di aiuto nelle cose che già state facendo in Minecraft per produrre qualche cosa. Molti command block potrebbero essere interessanti per attivare qualche funzionalità particolare, tipo appunto notte, giorno o altri comandi che magari possono essere di interesse, no? Tra parentesi, i comandi che possono essere messi dentro i command block sono veramente infiniti, c'è proprio un elenco grossissimo, cioè basta guardare su internet Minecraft commands. Dunque, commands official Minecraft wiki, tutto in inglese ovviamente, e vedete che qui c'è la lista dei comandi e praticamente c'è di tutto e di più. E il comando, tra l'altro, può essere anche, ecco una cosa, ecco, prima di interrompere vi dico solo una cosa interessante per cui potrebbe essere usato un command block: può essere usato per dare al giocatore più vicino un oggetto particolare. Io posso fare give chiocciola p, vuol dire che lo do al giocatore più vicino, vedete che lo dice, per bersagliare il giocatore più vicino, e poi posso dirgli il nome di un blocco, che può essere, per esempio, qui bisogna usare però la notazione inglese, se non vado errato. Sì, quindi, sì, per forza quella inglese. Quindi give chiocciola p dirt, che dà proprio il pezzo terra, se sarebbe, non so, quindi facendo così, fatto, una volta che voi cliccate il tasto, praticamente viene dato al giocatore più vicino, in questo caso Grimmos, che è più vicino, ecco, se no al giocatore che quindi può essere usato il command block per fornire del materiale o per dare dei servizi. Soprattutto, ad esempio, può capitare, adesso noi siamo quasi tutti op dentro questo server, però per motivi di sicurezza potrebbe darsi che gli si dà l'op soltanto a alcune persone. Ad esempio il comando give non è un comando che normalmente
viene dato a molte, ad esempio, oppure il comando timeset. Nel caso in cui si vogliono limitare i comandi, si può mettere solo i comandi ammessi fondamentalmente in un command block e poi permettere l'accesso, cioè soltanto premendo il pulsante viene fatto l'effetto, e l'effetto può essere uno di tanti che mi hanno detto. Tanto questo qui del pulsante in realtà è uno dei tanti modi per accendere il blocco, perché il blocco può essere acceso in generale da un redstone, leva, da una leva, da una torcia di redstone, da un blocco di redstone. Si può mettere anche una pedana, che quando ci passa un... una pedana, esatto. Quindi ci sono... Oppure il clock, quello che aveva fatto prima Biagio, no? In cui proprio c'era... Il clock è infinito, però... Il clock, tra l'altro, possiamo poi fare anche una lezione apposta su come si fanno i clock. Vabbè, è facile. Ah, qui tra l'altro cos'è? È un altro clock che gira. Ah sì, questo qui gira per forza perché sta prendendo da quello. Però lo faremo magari un'altra volta. Sì, sì. Piaciuta l'incontro di stasera? Sì, vabbè sì. Dunque, per il prossimo incontro, vediamo un attimo quando farlo. Se riusciamo a farlo... Cioè, io adesso sono anche molto impegnato nel corso di Blender, come... Qualcuno di voi fa il corso di Blender? No, troppe cose, non arrivo più a fare nulla. Ah, Giovanni, ok. No, ma era per dirvi appunto che sto facendo veramente tantissime cose, quindi ho cercato un po' di... invece che farlo tutte le settimane, questi incontri li faccio una volta ogni... 2-3 settimane, in modo tale che io dico settimana in settimana posso concentrarmi su un argomento e andare avanti. Quindi cioè, l'idea è quella di riprendere questo incontro qua o fra 2 o fra 3 settimane, adesso vediamo poi la data esatta. E nel frattempo se vi viene in mente qualche domanda, qualche cosa da approfondire, lo vediamo, se sono cose che già conosco. Per esempio, tanto per dire, ieri Misi mi ha chiesto notizie su una mod che era... Com'è che si chiama? Misi, sei ancora collegata? NPC, sì, io li ho fatti poi ieri, mi sono divertita un po'. Ecco, allora, gli NPC sono ma si chiamava in un modo particolare, no? Non era solo NPC, aveva un altro Custom pezzo di... NPC. Custom NPC. Allora, è che è una mod che permette di costruire dei personaggi non giocanti, che NPC vuol dire personaggi non giocanti, vuol dire che sono delle creature che possono essere degli uomini, donne, mostri o animali mitologici o cristalli, che sono in grado di essere interattivi. Quindi quando uno ci si avvicina possono fare delle attività e possono interagire in un certo modo, no? Cioè, con certe regole. Magari Misi puoi anche dirlo, se hai visto cosa potrebbero fare questi NPC. Ma danno delle informazioni, possono essere statici, in movimento, possono essere usati per... possono dare anche degli oggetti, passare degli oggetti. Li sto sperimentando un po'. Hanno diversi costumi e puoi cambiare... tante parti non solo fisiche di questi qui, ma anche sul loro comportamento che puoi programmare. Sì, ma mi sembra di aver letto, io non ho approfondito, che si possono costruire le vere e proprie quest, no? Sì, cioè sì, ma infatti su quest'uso pensavo, no? Di utilizzarli, di farne un uso del genere. Per esempio, io che ho caricato la mappa, mi sono fatta l'abbonamento al server di Minecraft per il corso che sto facendo con i miei colleghi, quindi ho creato un realm e praticamente ho caricato la mappa di Londra. Sai che Londra, il museo di Londra ha pubblicato 3 mappe: Londra prima dell'incendio, Londra durante l'incendio e Londra dopo per la ricostruzione, e ci sono delle quest da risolvere e utilizzano proprio gli NPC. Ah, ottimo. E quindi tu vuoi fare una cosa simile a quella? Sì,
prima volevo capire come funzionassero e che cosa fossero. Però c'è molto tempo da dedicargli. Li ho giusto rezzati, ho provato a vedere qualche funzione, ma una cosa di un paio di ore. Beh, se riesci a trovare anche un modo, non dico complicato come quello di Londra, ma una cosa anche abbastanza semplificata per fare delle quest elementari, no? Poi magari le possiamo anche vedere insieme, no? Con le persone qua, se sono interessate. Ma penso di Sì. sì, agli insegnanti dovrebbe interessare. Eh sì, perché il creare un'interattività all'interno di Minecraft, secondo me, è interessantissimo perché permetterebbe anche alle persone di entrare e di farsi un percorso interno, no? Cioè, quindi di poter scoprire delle varie cose e a livello didattico diventa interessantissimo, no? Si possono fare anche delle specie di giochi, no? Quindi man mano che si evolve vengono date, tipo caccia al tesoro, suppongo, che vengono date praticamente dei premi, no? Una volta risolti determinati enigmi tridimensionali o meno. Va bene, allora io per stasera vi lascerei e quindi ci sentiamo comunque sui vari siti, su Skype piuttosto che su Slack o sulle varie tecniche. Stasera avete avuto difficoltà a usare Skype come condivisione schermo di No, voce? benissimo. No, ok. Ultimamente ho visto che in teoria potrebbe essere la soluzione migliore invece che far entrare tutti su Edu3D, perché poi alla fine bisogna caricare troppi programmi. Invece così c'è solo Skype e solo Minecraft, che potrebbe essere la cosa migliore. Ringrazio anch'io Biagio, che è Grazie, stato grazie, ottimo. grazie a te, Sam. Ottimo, diciamo, stimolatore fornendo delle idee nuove che sono sempre accette. Infatti, la cosa bella qua è trovare che si può fare veramente tantissime cose. Ringrazio a tutti che sono venuti e ci vediamo più oltre. Grazie a tutti, Ok. Buona Ciao, serata, ciao. ciao. Ciao, ciao, buonanotte.